C'è stata Juve-Barcellona e come sappiamo tutti la Juve ha praticamente rotto il culo al Barça. Ovviamente questa partita ha fatto parlare molto di sé, non solo in televisione ma anche sul web, perché oggi siamo qui con le reazioni del web, format iniziato ormai 3 anni fa con i mondiali del 2014, e oggi vedremo come ha reagito il web a Juve-Barcellona. E preparatevi perché ce ne stanno delle belle. E ragazzi, spolliciate più non posso per altri video di questo genere, perché a 35.000 mi piace ci sarà. Prossimo, reazioni del web, ma adesso bando alle ciance. Dai, italiano, sono contento che la Juve ha vinto, anche se devo dire che all'inizio i pronostici e il web erano un po' di diverso parere. Giravano già queste immagini: il Barcellona è atterrato a Torino, rigore per la Juve, molto simpatiche. Voi di che squadra siete? Scrivetemelo nei commenti. Ma si ironizzava sui rigori per la Juve, mentre un tifoso juventino che aveva paura scrive una lettera a cuore aperto a Messi: Leo, ti prego, io ti voglio bene, sei il mio idolo, ma domani fatti i cazzi tuoi. Ne hai già vinte 3 o 4 di Champions, cioè basta, che palle, dormi domani sera. E in effetti Messi ha dato ascolto a questo suo tifoso. Decisamente non ha fatto un cazzo. Non ha fatto un cazzo se non protestare nella maniera italiana. Perché protestare in stile italiano dà quel qualcosa in più alle incazzature. Ma che cazzo? Non è l'unica meme su Messi italiano, perché ce ne sono altre 2 bellissime, tipo quando dopo 8 minuti vedi che Suarez non è ancora morso Chiellini. Effettivamente ce l'aspettavamo tutti un bel morso, e invece Suarez non è stato per niente decisivo, né coi denti né tantomeno coi piedi. E infatti i tifosi si domandavano: Suarez non ha ancora azzannato nessuno? L'ultima meme su Messi italiano è dei pastori e vi giuro mi sono ammazzato dalle risate. Quando da bambino ti addormentavi sul divano e ti svegliavi sul letto. What the fuck? Ci sta tutta, era la stessa espressione che facevi. Magia! Ma passiamo dalle meme alle dichiarazioni, perché Luis Enrique prima della partita ha dichiarato: possiamo fare 4 gol a chiunque. Si è scordato di aggiungere a chiunque tranne la Juve. E in effetti il Barça è rimasto a becco asciutto. Successe così anche allo Stadio dei Principi contro il PSG, ma poi sappiamo tutti quello che è successo. Infatti la preoccupazione di Allegri sul 3-0 era questa: quando stai vincendo 3-0 e sai già come andrebbe a finire segnando il 4-0. Quindi ha detto: Boni, rallentiamo, puttana la maiala. E infatti i calciatori brutti twittano: ora l'incubo è vincerla 4-0. C'è chi è anti-juventino fino alla fine e scrive alla Juve di stare attenti: scusate, però vi voglio ricordare che il Barcellona è riuscito a ribaltare un 4-0 con un 6-1. Mica paura di voi. Effettivamente non ha tutti i torti, ma cazzo, il Barcellona che si è visto ieri, manco l'Albino Leffe. Tutto il rispetto per l'Albino Leffe. E infatti Stormy ci dice: forse pescare a Barça sarebbe stata più alla pari. Effettivamente. Ma terminiamo con degli autentici capolavori: la rissa da wrestling tra Mandzukic e Messi. Prima, dopo. I Pantelas twittano: quando sei fuori casa hai il 2% di batteria e realizzi di esserti dimenticato il caricabatterie portatile. Anche Mike Scioscia ci twitta: io quando gioco a FIFA, aggiungerei soprattutto quando prendo un gol al 90esimo. Stamattina mi sono svegliato, riandando su Twitter, ho letto questo commento, ed è ovviamente ironico: a distanza di 10 ore un dubbio mi assale. Non è che il Barça si è scansato, ma effettivamente non ha giocato. Ma terminiamo con la meme più bella, che ancora sorride, l'ho visto ieri sera, ancora sorride, l'ho fotografata addirittura col cellulare. È un po' volgare, quindi bambini all'ascolto, mettetevi le cuffiette o chiudete quel video. La meme arriva sempre dai pastori, è questa: quando dopo che hai sborrato, continua a succhiartelo. Bene ragazzi, queste erano le reazioni del web, video che mi hanno copiato in tutta YouTube praticamente. Spero che questo video vi sia piaciuto, 30.000 mi piace, prossima reazione del web. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, fatemi sapere che squadra ti fate. Noi ci vediamo presto in un nuovo video, vi mando un abbraccione, un salutone e ci ciao gente!